Per quanto riguarda i lipidi, la principale analisi che è stata fatta per cercare di capire cosa potevano fare i lipidi a livello del metabolismo del nostro organismo è stata l'analisi qualitativa e quantitativa a livello appunto degli organi del nostro, di tutti i tessuti e di tutto ciò che rappresenta nel nostro organismo per andare a capire quali sono le possibilità che noi abbiamo di utilizzare i lipidi, che in realtà sono poi i grassi, anche dal punto di vista alimentare. La classificazione clinica non ve la proietto, nel senso che la farà poi Silvia. Quanto volevo solo farvi ricordare quali sono in realtà tutti i grassi alimentari, perché spesso e volentieri noi ci dimentichiamo, diciamo il grasso, vabbè, il burro e l'olio. In realtà tanti alimenti che vengono invece considerati più ricchi di grassi, e ricordatevi che quando noi parliamo di alimenti, mai in natura un alimento è composto da un solo nutriente. Quindi non è che noi diciamo, salvo proprio l'olio, perché è un estratto ovviamente, ma quando noi parliamo anche di proteine, e quindi di carne, pesce, formaggio, non è che il 100% sia di proteine, sono degli alimenti che sono sbilanciati nei confronti di un costituente che sono le proteine. Piuttosto, ad esempio, l'avocado, il cocco, il salmone e vedremo i pesci che sono sbilanciati nei confronti dei grassi. Ma ricordatevi che sono solo degli equilibri, come diciamo sempre, in cui fra un costituente e quindi un nutriente per noi, visto che li usiamo come molecole per andare a regolare una determinata attività del nostro organismo, possono essere considerate di un gruppo o dell'altro. Perché oggi parliamo praticamente per tutta la lezione di grassi. A che cosa servono? Noi vi faremo vedere quali sono le differenze rispetto ai carboidrati, che invece sono quelli che vi abbiamo bandito praticamente la lezione precedente. Ci sono tutta una serie di funzioni importanti che sono diverse a seconda di cosa noi vogliamo ottenere. Avete idea? Conoscete quali sono le funzioni dei grassi? Io vi ho messo qua alcuni elenchi di funzioni e di cui in particolare noi parleremo di quella energetica. Solo come riassunto vi ho messo queste pagine, in realtà io adesso ve li racconto per cercare di andare a capire per quale motivo poi per tutta la lezione invece vi diremo che quindi la nostra alimentazione deve essere sbilanciata nei confronti di questo gruppo nutrizionale. Prima di tutto sono costitutivi, bravissima. Allora, la quantità di lipidi nel nostro organismo quanto è? C'è scritta, è molto alta. Noi non ci rendiamo conto che il nostro organismo, ok, a parte l'acqua, questo d'accordo, ma ci siamo persi perché noi vi abbiamo dato queste informazioni un po' alterate, che il 18% dei lipidi e il 18% di proteine, quando rispetto a quello che noi abbiamo parlato la lezione scorsa, i carboidrati sono solo l'1%. Quindi ci dobbiamo assolutamente rimettere in testa che la bugia che noi vi abbiamo raccontato, sbilanciando questa dieta nei confronti dei carboidrati, non è costitutiva del nostro organismo, perché noi non siamo dei biscotti, quindi sicuramente i carboidrati vanno a fare alcune cose, come vi abbiamo fatto vedere l'altra volta, il 20% dell'energia, ma non sono costitutivi, quando invece i grassi sono costitutivi di tutte
le superfici biologiche. Quindi tutte le cellule, questo noi adesso lo vediamo, il problema dei lipidi è anche stato un problema tecnico di visualizzazione. I lipidi sono appunto oleosi, scivolano e quindi la capacità di studiare dal punto di vista laboratoristico, metabolico e anche solo di vederli con il microscopio ottico non si vedevano. Col microscopio elettronico solo oggi noi vediamo, quando non so se avete presente queste immagini, tutta questa parte qua bianca, tutta questa superficie appunto che è poi la superficie dell'epitelio, noi abbiamo cominciato a vederla nel 1950 e addirittura nel 2000 abbiamo cominciato a avere, si chiama cromatografia lipidica, quindi delle tecniche per riuscire ad andare a studiare la composizione dei lipidi e capire che effettivamente sono la parte di protezione superficiale. Questo è un epitelio del naso, ad esempio, che ha tutti i villi per l'olfatto. Questo è un epitelio intestinale, questa è una mucosa qualunque, probabilmente respiratoria, ma tutte le superfici sono proprio ricoperte da una membrana esterna molto ricca di lipidi. L'altro organo in particolare che è costituito di lipidi in generale è quasi l'80% di colesterolo, quindi la seconda lezione sarà proprio sul colesterolo, è il sistema nervoso centrale e quello periferico. Ricordatevi queste sigle perché noi le usiamo spesso e volentieri. Sistema nervoso centrale, che vuol dire il cervello, cioè vuol dire quello che sta dentro la scatola cranica, quanto il sistema nervoso periferico sono tutti i nervi che stanno da qui in giù. Però dal punto di vista costitutivo in realtà per noi è fatto tutto uguale, quindi i nervi che partono dal cervello e che vanno verso l'esterno sono ricoperti sicuramente di mielina, che ha queste 7 spire di cui l'80% è costituito di colesterolo, più proprio tutta la parte neurologica, quindi le membrane cellulari della sostanza grigia, cioè proprio dei neuroni. Tutti gli organi interni, quindi abbiamo detto tutte le superfici, tutte le mucose, tutto il cervello, quanto tutti gli organi interni con il metabolismo appunto del alimentare, che vanno dai polmoni alle, ricordiamoci, le ghiandole, queste cose che sembrano dei fiori, in realtà sono le mammelle, quindi tutte le ghiandole, la tiroide, le mammelle, il fegato, l'intestino e tutto quello che serve proprio per l'assorbimento, sia alimentare quanto farmacologico, se volete, o di qualunque genere. Se questo costituisce la maggior parte dei nostri tessuti maturi, ricordatevi che in gravidanza l'utilizzo e la necessità di assumere delle grandi quantità di grassi da parte della mamma servono proprio non solo per dilatare l'addome e l'utero, ma quanto per andare a costituire questo nuovo embrione. Quindi sarebbe molto più utile addizionare alla dieta della mamma anche solo gli omega 3 e dal punto di vista alimentare dei buoni grassi, proprio per permettere la maturazione sia dei tessuti che servono alla gravidanza quanto proprio al nuovo feto che sarà poi il neonato, peggio ancora se le gravidanze sono multiple. Quindi tutti questi tessuti sono costituiti da membrane e appunto noi adesso sappiamo che in realtà la costituzione, l'avete mai visto una membrana? Sapete come è fatta una membrana? La membrana è questo enorme materasso che ricopre completamente tutta la cellula, che è fatta di un doppio strato. Vedete che sembra proprio un materasso molle. Chi sono le molle? Sono lipidi. Assolutamente tutti i lipidi, di cui adesso noi sappiamo nome e cognome, per cui sappiamo che c'è
il fosfolipide, il colesterolo, i glicolipidi, questi sono tutti appunto nomi chimici, ma per farvi vedere che noi adesso sappiamo perché e dove stanno, quali sono e che cosa vanno a fare. Perché la membrana è lipidica? Perché natura ha deciso che la struttura principale di contenzione di quello che è il materiale biologico è un lipide. Se questa membrana fosse fatta di zucchero, scivolerebbe? Sarebbe così immobile? Se fosse una proteina, farebbe tutto e non uscirebbe. Invece è proprio fatta così perché in realtà, anche se noi la disegniamo così, la membrana biologica è questa. Ed è proprio questa funzionalità, la possibilità di scivolare, che ci dà la possibilità di andare ad attivare tutte quelle che sono le funzioni della cellula. Altro trucco, noi vi diciamo sempre la cellula è una cellula, c'è la membrana esterna e poi c'è il nucleo. No, in realtà guardate quante sono le membrane che stanno dentro la cellula. In realtà la cellula è piena di membrane. Ha tutti gli organelli, ha il reticolo di Golgi e per dare una conformazione tridimensionale alla cellula, adesso questa è una cellula standard, ma gli eritrociti, il tessuto epatico, il tessuto polmonare, ogni cellula ha una sua conformazione e sono proprio gli organelli e tutte queste membrane interne che danno la capacità di del metabolismo e di attivare le cellule. Quante cellule abbiamo nel nostro organismo? L'ho scritto lì con tutti questi zeri perché 100.000 miliardi non riuscivo neanche a metterlo a fuoco. Allora, questi sono i miliardi e noi abbiamo 100.000 miliardi di cellule, di cui oltretutto noi continuiamo a produrre di nuove 100 miliardi. Ecco perché noi abbiamo bisogno sia come costituzione quando nasciamo e quindi abbiamo lo sviluppo di tutti i tessuti, sia per tutta la vita noi continuiamo ad avere bisogno di tutti questi grassi. I grassi sono diversi, ce ne sono alcuni, in particolare quello che avrete spero già sentiti, sono quelli saturi. Saturi vuol dire che sono tutti diritti, che hanno tutte delle stanghette dritte come degli stecchini e quindi si impilano e determinano una certa consistenza per quanto riguarda la membrana. Ma se fosse tutta formata da questi stecchini qua, in realtà sarebbe troppo rigida perché sarebbero tutti impilati dritti dritti, non ci sarebbe la possibilità di far passare delle molecole. Allora, natura ha fatto ha costituito delle altre parti che invece sono quelli insaturi e ci sono i monoinsaturi, vuol dire che hanno una piega sola, vedete questo, ci sono i poliinsaturi che hanno, adesso qua non si vede tantissimo, ma è addirittura torto. Quindi ci sono i monoinsaturi e il principale, ricordatelo, l'olio d'oliva, ok? L'olio d'oliva è il principale monoinsaturo della nostra alimentazione, che permette di andare a costituire delle alterazioni importanti della membrana a fianco della quale ci abbiamo messo il colesterolo. Perché questa costituzione è quella che adesso noi sappiamo essere capace di andare a differenziare, non si vedono tantissimi colori, questi ogni colore, se ve lo stampate, ogni colore rappresenta una parte di questa cellula, quindi ad ogni costituzione, vedete il reticolo endoplasmatico è quello dentro, quella membrana plasmatica è quella esterna, i mitocondri, il Golgi, ogni organello all'interno di questo ha una funzione diversa. Solo in base alla costituzione diversa di lipidi e alla combinazione di questi lipidi fra di loro. Cosa determinano come prima funzione i lipidi? Se quindi questo enorme materasso di grassi è oltretutto a doppio strato, ricordatevelo, qual è la funzione principale?
A che cosa serve l'olio? A isolare quando... Bravissima, se io la carta, ho messo qua la carta oleosa, a che cosa usate la carta oleosa? Perché il macellaio, il pizzaiolo e quant'altro ci dà la carta oleosa? Perché diventa impermeabile, perché è uno strato, è un doppio strato di lipidi, ci permette di avere una barriera impermeabile. Perché io voglio che sia impermeabile? Le sostanze devono entrare e uscire secondo dei meccanismi precisi. Bravissima, non è che tutti possono entrare quando diavolo ne hanno voglia loro. Allora, in base a questa costituzione, io so quali sono le molecole che possono filtrare da sole, quelle che hanno bisogno dei carrier, quelle che hanno bisogno dei recettori e quelle che non entreranno mai. E questa è la fregatura poi dei farmaci. Quindi tutte le molecole esterne che noi andiamo ad assumere hanno più o meno la possibilità, e vi farò vedere che noi maledetti cosa facciamo. Allora, se io vi ho detto che in base a questa costituzione ci sono alcune molecole che entrano e alcune che non entrano, quali sono le molecole principali che usiamo noi come farmaci? I grassi. Per cui noi vi abbiamo bandito i grassi, ma essendo la membrana costituita di grassi, quindi va a assumere i grassi, cosa facciamo? La maggior parte dei farmaci sono delle molecole grasse. Ma ovviamente non ve lo diciamo, ve lo farò vedere dopo. Il cortisone, che cos'è il cortisone? Il principale grasso del mondo ed è fatto come il colesterolo. Quindi in realtà noi abbiamo questa membrana che vuole essere impermeabile, decidere lei che cosa far entrare, quanto però le molecole che invece sono lipidiche, quindi vanno a costituire se stessa, ovviamente entrano molto più facilmente. Oppure adesso c'è questo trucco, sapete cosa vuol dire micellare? La micella, quando io metto una goccia, l'olio nell'acqua, avete mai messo l'olio dentro l'acqua? Che fa quelle enormi gocce di olio, è un'enorme micella perché le molecole di grasso si arrotolano proprio in questo modo qua, può essere con un buco dentro, scusate, con il buco dentro o senza il buco dentro, permettere il trasporto di molecole grasse all'interno della cellula senza essere disciolte nell'acqua, perché non possono essere disciolte nell'acqua. Quindi questo è molto importante, ricordarsi che la membrana dovrebbe essere impermeabile salvo alla parte appunto grassa alimentare farmacologica. Vi ho detto, è diviso in due strati e addirittura i due strati, adesso anche qua non si vede il colore, comunque lo vedete che sopra è molto più compatto, ha molto più colesterolo e ci sono molti più acidi grassi, quelli che vi ho detto saturi, quanto la parte sotto è diversa perché ha delle funzioni diverse, ogni strato ha una sua funzione diversa, con dei grassi che hanno una struttura diversa in modo da permettere la conformazione della membrana, sia fisica, quindi quando la membrana deve girare, quando la membrana deve piegarsi, ok, questa è una cellula, quando la membrana deve piegarsi, se tu fosse tutta fatta di questi cosi qua, ci riuscirebbe? No, sarebbe tutta costretta. Allora, cosa ha fatto natura? Ha messo quelli che invece sono più larghi dietro, capovolti, nel secondo strato sono più larghi davanti, più stretti in punta e quindi lui fa le curve senza rompersi. Dall'altra parte forma i pori, per cui ci sono degli acidi grassi, in chimica si chiamano acidi grassi, comunque grassi, che appunto in base alla conformazione vanno a determinare la possibilità di formare dei pori all'interno della membrana, che saranno quelli che poi gestiranno il passaggio delle molecole solo in base a quello che sceglie però la cellula. Questo è proprio un problema chimico. Il tipo di grassi che ci sono qua e qua sono quelli che vanno a richiamare solo le molecole che quella cellula lì avrà deciso di far entrare dentro se stessa per un problema sia elettrico che di conformazione. In base a quanto è grosso il poro,
ad un problema elettrico, quindi di attrazione fra le cariche positive e negative, e alla composizione appunto fisica di quello che io posso lasciare passare, proprio per andare a essere selettivi sulla permeabilità. Questa la discuteremo successivamente, perché adesso noi sappiamo che questa conformazione che vi ho fatto vedere dipende addirittura dalla temperatura. Allora, nel mondo io so che nelle regioni in cui ho più la temperatura più alta e quindi per tanto tempo gli organismi animali, perché non vale solo per noi, vale per tutti, stanno al caldo, per far sì che le membrane siano più stabili, abbiamo delle membrane che sono più ricche dei saturi e abbiamo degli alimenti che la natura ci ha dato come più saturi. Quanto se io invece sto lassù in punta, al polo nord, che già fa freddo di mio, le membrane sarebbero troppo rigide, quindi noi non riusciremmo a vivere. Allora la natura ci ha dato maggior quantità di poliinsaturi, mono e poliinsaturi, e gli alimenti sono più ricchi di questi grassi caratteristici. E vi faremo vedere appunto con l'alimentazione cosa noi nella nostra vita, a questa latitudine dove siamo, può migliorare della composizione del nostro organismo. Oltre alla composizione, quindi alla conformazione, vi ho detto che determinano le attività. Questo è uno studio molto particolare sui recettori. Questi sono i recettori che sono delle proteine che devono stare transmembrana, vi ricordate la prima foto, in cui appunto vengono attivati. Allora, se io ho questa costituzione con questa distribuzione, lui sta diritto e funziona. Viene attivato, addirittura questi due che stanno diritti si devono avvicinare, questo permette, vedete che questa è la parte più fluida perché è quella poliinsaturata, permette a questo di avvicinarsi e di attivarsi. Se io invece ho la membrana troppo fluida, questo si corica, praticamente si sposa, diventa tutto storto. Funziona o non funziona? Non funziona più. Quindi se io ho una costituzione della membrana alterata, in realtà neanche i recettori sulla superficie riescono ad andare a funzionare. Quindi ricordatevi che la barriera dalla cutanea a tessutale a cellulare è proprio dovuta a questa caratteristica esclusivamente lipidica, o almeno quasi esclusivamente lipidica. Proprio perché parte dalla membrana, anche la costituzione di questi grassi è capace di essere antinfiammatoria, antiallergenici, perché la cascata infiammatoria, guarda caso, da dove parte? Proprio dallo strato interno, quello che vi ho fatto vedere prima, in cui i fosfolipidi vengono liberati. Si libera prima di tutto l'acido arachidonico e poi le cascate delle ciclossigenasi e delle lipossigenasi a determinare la vasodilatazione, l'iperaggrediabilità, tutto il problema vascolare, l'aumentata permeabilità, quanto tutta la parte infiammatoria, quindi il richiamo delle cellule contro i virus, contro i batteri e l'attivazione del broncospasmo, ad esempio, dell'intestino, della mucosa intestinale, e tutte queste molecole, imparate a leggere, ve l'ho messo lì non per far vedere per farvele studiare, ma queste rappresentazioni così sono tutti grassi. Questa è l'infiammazione in toto. E come vi ho detto, il cortisone. Il cortisone è la molecola che viene più usata in medicina. Che cos'è? È una molecola grassa, questa è aromatica, ma non cambia niente. Vedete, passa direttamente la barriera, questa è la superficie, la membrana della cellula, quando la membrana nucleare entra dentro e va a spegnere l'infiammazione. Le vitamine liposolubili, che vi faremo vedere oggi pomeriggio, la vitamina D e la vitamina K, le
le proteine che determinano il trasporto dei grassi, che sono essenzialmente le lipoproteine, queste famose HDL, LDL, VDLL, sono protettivi perché vanno a determinare appunto l'isolamento e adesso questa è scritta in italiano così se vi piace di più, va a determinare tutte queste funzioni sia a livello cutaneo quanto in realtà a livello di tutte le cellule. E questo ve lo faccio vedere già adesso tanto per ricordarvi e ve lo spiegheremo meglio la prossima lezione, no, quella di maggio, che, in cui parleremo del sistema immunitario. Questa è una cellula, ok? E questa è la membrana cellulare. Questi sono dei virus, questo è quello dell'influenza, questo è dell'HIV, non cambia niente, potete metterci lì un batterio, un virus, un metallo pesante, quello che diavolo volete. Se io ho una costituzione di questa membrana adeguata, questi sistemi di riconoscimento non permettono di far sì che il virus entri dentro la cellula. Questo è il meccanismo per cui noi veniamo infettati dai virus. I virus si attaccano alla membrana, riescono a determinare un riconoscimento che gli permette di entrare, vanno nel nucleo e si moltiplicano, e abbiamo l'influenza. Se io ho questa membrana molto più resistente, molto più compatta, che non permette l'adesione di queste proteine, o anzi il riconoscimento di queste proteine gli dice te statene via perché sei un virus, il virus non entra dentro la cellula. Questa è la dimostrazione attuale, moderna, perché vi ho detto, noi adesso riusciamo a vedere col microscopio elettronico queste molecole, in cui la teoria di Pasteur è sbagliata. Pasteur ha detto, ha cominciato a dire nel 1950, se io ho un batterio ho la malattia clinica. Falso, assolutamente falso. Sì, sono fatti degli esperimenti in cui gente si è mangiata, ma proprio tutta la cosa di Petri del colera. Quindi se tu ti mangi, se noi che stiamo bene ci mangiamo una quantità tossica di colera e io ho una di batteri del colera e io ho una membrana resistente, il mio intestino sta bene ed è resistente, io il colera non me lo prendo. Io ci ho sperimentato, io sono stata in un'epidemia di colera in Africa e non me lo sono preso, perché probabilmente avevo un intestino più resistente. Quindi questo è molto importante, questa è anche una delle caratteristiche per cui quest'inverno tutti si sono presi l'influenza. L'influenza che c'è stata maledetta, che ha beccato veramente giovani, vecchi, malati, donne, bambini, qualunque cosa, e perché noi ormai con la dieta assurda che abbiamo un'incapacità di proteggerci da parte di queste molecole. Sono antiossidanti, sono degli alcalinizzanti, e ricordatevi che appunto oltre a tutte le verdure, noi diciamo sempre io devo andare a bilanciare l'acidità delle proteine che noi vi diciamo di mangiare con tutte le verdure, certo, ma i grassi stanno proprio qua, quindi l'uovo, il salmone, la panna e quant'altro stanno veramente proprio al limite. Sette, lo sapete che sette è il neutro, eh? Sette è l'acqua, c'è essenzialmente l'acqua, gli oli e gli alimenti stanno veramente qui, quindi sono comunque un buon compromesso contro l'acidità. Mantengono la temperatura, noi siamo degli animali a sangue caldo e quindi in realtà abbiamo il tessuto adiposo, quello bruno, e questo invece è quello del sottocutaneo che si chiama bianco. Questo è quello che ci fa diventare grassi, questo è invece quello che ci dobbiamo tenere buono. Vi ricordate, vi ho detto, con tutte queste gocciole, ve l'ho fatto vedere l'altra volta, tutte queste gocciole essenzialmente sulle spalle, qua sulle spalle, e va a determinare la produzione del calore, quindi i nostri grassi vengono assorbiti dal mitocondrio che produce il calore. E l'energia a lunga durata, come già annunciato l'altro giorno, l'equilibrio energetico dei lipidi, che avviene molto velocemente dopo il primo minuto, io comincio ad utilizzare la parte grassa, quindi io ho messo il burro come logo, ma in realtà qualunque, attraverso il mitocondrio, dura per 36 ore, quindi il bello di questa energia è che è molto più duratura,
e che per ogni grammo di grasso ce ne dà 9 calorie. Quindi mentre i carboidrati e gli alcol, ricordatevi che l'alcol ce ne dà addirittura 7, perché viene stato non solo lo zucchero ma anche l'alcol, ce ne dà 7, ma sono queste molecole che abbiamo detto non essere costruttive. Quando il grasso ci dà 9 calorie. Le proteine, ricordatevi, noi non usiamo le proteine per fare calorie. Le proteine sono talmente complesse che noi ce le dobbiamo mangiare già belle che fatte, quelle animali, e cercare di non smontarle. Il nostro fegato è molto contento, le prende e le butta direttamente nei nostri muscoli, nel nostro cuore, nell'intestino e quant'altro, perché altrimenti farebbe troppa fatica a rimontarle. C'è solo il tumore. Solo il tumore usa anche queste calorie per fare l'energia. Noi usiamo essenzialmente queste attraverso la, si chiama ciclo di Krebs, quindi l'ossidazione all'interno del mitocondrio, quando invece gli zuccheri fanno solo la glicolisi e producono 2 ATP, quindi 4 calorie per ogni grammo contro 9 calorie, quindi è più del doppio. Ultima 30 secondi, poi ti lascio. Il grasso è il nostro sesto gusto. Adesso è un po' scura, comunque. Qui ci sono i gusti. Noi fino a tanti anni fa, 10 anni fa, sapevamo che c'era l'acido, l'amaro, il dolce e il salato. Poi successivamente è venuto fuori questo umami, che è il glutammato, quanto noi adesso sappiamo che il sesto è il grasso, perché noi abbiamo dei recettori che si chiamano CD36 sulla lingua, che vanno proprio a elaborare il segnale che viene dal grasso. E questi recettori stanno molto profondamente, questa è la lingua, queste sono le vallecole della lingua, e quindi molto profondamente, perché deve essere impregnato, perché quando ti mangi i grassi, dopo un po', non è che subito al primo boccone viene attivato, va in fondo a queste vallecole. E noi adesso sappiamo che questi cavolo di bambini moderni, gli hanno fatto le biopsie alle lingue dei bambini, i bambini moderni hanno molti meno di questi recettori perché sono abituati a mangiare solo zuccheri, quindi loro non se ne rendono neanche conto. È ovvio che quando tu gli dai da mangiare un grasso, in realtà lo gustano in un modo diverso, non gli piace e lo rifiutano. Quando nostra nonna, che invece era abituata a mangiare più grassi, aveva tutti e 6 i recettori, molto più diffusi, e quindi era in grado di andare ad alimentarsi. Ma cosa me ne frega a me di questi grassi? Il problema è che dalla lingua, allora, vengono ricevuti dalla lingua, le terminazioni nervose, appunto il CD36 nella lingua va a livello cerebrale, in particolare qua all'insula, e mi dà il senso di sazietà, perché ve l'ho già detto l'altra volta, l'intestino non c'entra nulla, noi diciamo ci riempiamo la pancia, non importa, tu puoi riempirti di quello che vuoi la pancia, in realtà la sazietà viene data dal cervello, perché legge questi stimoli molto più velocemente, per cui io in realtà se mangio una dieta più grassa vado a stimolare questi più velocemente, che determinano quindi una lettura, un cambiamento dell'espressione dei recettori a livello sia gastroenterico quanto del cervello, e mi dice smetti di mangiare perché hai già mangiato abbastanza energia, hai già mangiato abbastanza quantità di calorie e di grassi nutrizionali adeguati per questo pasto.